Nella vignetta abbiamo un esempio della costruzione impersonale di Videor. Mi absurdum videbatur è la principale, dunque mi sembrava assurdo. A questa segue la subordinata infinitiva con il soggetto in accusativo, te, e il verbo all'infinito presente, explicare. Dunque, mi sembrava assurdo che tu spiegassi ogni dettaglio. Quando Videor è costruito nella forma impersonale, si trova sempre alla terza persona singolare. Nel caso appena esaminato, questa è videbatur. La forma di Videor alla terza persona singolare regge una subordinata infinitiva. Il soggetto e tutti gli elementi ad esso riferiti sono in caso accusativo. Quando Videor è costruito nella forma impersonale? Quando significa sembrar bene, sembrare opportuno, come in questa breve citazione tratta dall'opera Cato Maior de Senectute di Cicerone. Visum est mi sembrò opportuno de senectute aliquid ad te conscribere, scriverti qualcosa sulla vecchiaia. La costruzione impersonale si ha anche quando il verbo videor alla terza persona singolare è accompagnato da un aggettivo neutro, come in questo esempio tratto da una lettera che Cicerone scrive all'amico Servio Sulpicio Rufo. Propius Romam accedam, mi avvicinerò di più a Roma, si autem tibi videtur utile, se ti sembra utile, nos colloqui, che noi parliamo. Infine Videor è costruito impersonalmente quando si trova in una frase parentetica con il significato di sembrare bene, sembrare giusto. Si ipse possem, se potessi io stesso, di mia mano, plura scriberem, scriverei di più, confida Cicerone ad Attico. Sed ut videtur, ma come mi sembra giusto, oppure a quanto pare, potero biduo. Potero, potrò farlo, biduo, tra due giorni.